Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Che belli videogiochi. Insomma, vi ho mai detto che adoro il mio lavoro? Si vede che lo adoro il mio lavoro, si vede la faccia. Buongiorno ragazzi, come Cristo si fa, come è possibile? Ma quando Cristo passeranno di moda sti giochi? Quando arriverà il giorno dove la gente non giocherà più a questa immondizia schifosa che si basa sul culo? Principalmente. Quante volte ho pensato, ma lo faccio, lascio perdere, ne parlo, lascio scorrere, alla fine mi sono deciso. No, ma ragazzi, come si fa? 100 milioni di giocatori al mondo, mamma mia, che dato raccapricciante. Stando ai numeri dovrebbe essere il dio dei videogiochi, ma non lo è. Non lo è. Ma questo video è la mia opinione, va bene? E non ti deve piacere per forza. Adesso che l'ho provato, posso dire la mia. Attenzione, se giochi a questo gioco potresti crepare male. D'accordo, sfida accettata. Dai. Eccoci qua. Il gioco è stato realizzato usando Unity, ma fino ad ora non noto troppi problemi. Vediamo com'è il gameplay, è presto parlare. Allora, facciamoci strada. I giocatori si dividono più o meno in tre categorie principali. Il primo è il bambino viziato, no? È il classico che c'è anche su GTA, un po' su tutti i giochi. Se non ha le gemme, romperà le palle incessantemente ai propri genitori fin quando non gli danno i soldi per comprarne. È così, proprio. Mamma, voglio le gemme, mi serve l'ordine. E i genitori a loro volta non conosceranno pace fin quando nell'account di quel bimbo viziato ci saranno delle gemme. Abbiamo detto ad inizio video che è un free to play, quindi questi crediti serviranno senz'altro per acquistare roba in game, nel gioco, come skin e quant'altro, presumo. Allora, due tipologie di crediti, come nella maggior parte dei free to play: quelli d'oro, che sarebbero i ramini di merda che non valgono quasi un cazzo, e poi i diamanti. Oddio, sgancini! Zio! 8000 cristalli, 100 euro. Come potete vedere, la metà degli eroi è a pagamento. Paga! Della serie, non vuoi spendere? Vabbè, scegli un numero limitato di eroi e fai un po' da bersaglio per gli altri, no? Cioè, tu puoi anche non pagare, ma puoi vincere se, anche senza sì. E però devi invecchiare di più rispetto a chi paga. E su quello non ci piove, devi stare zitto. Su quello almeno non ci sono dubbi. Se tu paghi sei agevolato, hai le cose prima, ma paga, vai. La seconda sono i morti di fame, oppure direttamente i tirchi, quindi proprio avidi, no? Scaricano il gioco prontamente perché, oddio, qualcosa che non costa nulla sarà mio. Si mettono a giocare magari anche dalla mattina alla sera, 24 ore al giorno, lì a spippolare così. Ma non spendono il becco di un centesimo. E loro addirittura si vantano di essere forti. Guarda che puoi vincere ed essere il migliore dell'universo anche senza spendere, eh. Cioè, boh, fieri. Ma questo è il tizio che lavora qua ad Arezzo, che mi vende l'hamburger. Questo è un giocatore di Counter-Strike Global Offensive, no? Tutto bianco, la faccia da presuntuosetto, da schiaffini, capito? Prima pulivo i cessi, poi mi hanno dato la promozione e sto alla cassa, almeno mi diverto. E ce l'hai 5 euro che devo andare a farmi le pere. Dai, su. Disegno un sorriso su tua gola. Ce l'hai 50 centesimi che ho perso il treno, devo arrivare a casa. Dai, un euro, non ci arrivo, poi un euro, dai. Comunque, alla fine, le donne mi guardano, e l'importante è quello. Allora, ragazzi, ho una biro in culo. Lens. Mamma mia. Naso fa conto a 90 gradi, si storce a queste cose. Terza categoria,
I giocatori professionisti giocano per un compenso economico, cioè fanno i video, i live streaming, gli eventi, gli sponsor, no, sì, cioè facendo finta, no, proprio già, sì, mi piace, vedi la lacrimuccia che scende, sì, sì, è un bel gioco. Ho trovato questo articolo stupendo, il miglior giocatore del mondo ha speso $12,000, no? E lì per lì uno rimane scioccato. Come? Una spesa così grande? Ah, sarà sicuramente un bambino viziato dalla prima categoria, eh? No, no, si tratta di uno di questi professionisti, no? Questo per farvi capire come cazzo siamo messi in questo gioco. Cioè, queste sono le tre categorie di merda di cui tu fai parte. Ecco, abbiamo un pretendente. The warriors daub their bodies with clay, which they will later dye gray with another more liquid type of mud. Mi hanno dato questa casa popolare, ti piace? Nero carbone. Aia, aia. Rinoplastica. Che nemico è poi? Che è un rom? Ma che faccia è? I rom, gli zingari, gli irregolari, i delinquenti. Tutta questa gente che deve essere allontanata dal nostro paese. Perché sì, essere buoni ma non fessi. Adesso io prendo la mia mazza e vado in questo pianerottolo di merda a spianare il capo a chi vuole prendere in giro. Oddio, mamma mia. Si è smusato davvero, eh. No! Oddio, è il boss finale! Eh sì, c'è anche la barra della salute, dai, forza. Mi sa che devo scansare la scia, eh. Devo scansare la scia rossa. Non riesco, oh, vi giuro, non riesco ad abituarmi a questa mappatura schifosa, lercia che c'è in questo gioco. È così terribile questo. Sì! Sì! Dai, siamo a metà strada. Dai che scoppia, dai che scoppia. Si fa presto, dai. Poi, poi. Scoppiato a mille pezzi. Vuoi riassunto quello breve scolastico? È un gioco di merda. Spero, no no, qui qui c'è da scoprire le robe, aspetta. Oddio, oddio, oddio. Oh, mamma mia, dimmi che hai fatto bene. Dimmi che hai fatto bene. Come va? Come la vi? Carbunzi? Ah, oh, oh, nulla! Stuzzica sta fava! Vuoi vedere che devo fare così? No. Ah, del muso, Nance! Mi ho fatto male, eh! Ma qua proprio infastidito! Ecco! Ah! Voglio metterti in ginocchio, schiavo! Madonna! Ma come mai è gigante? Come mai sono in un posto strano dove tutto è enorme e io sono un microbo? Non è giusto, non stiamo combattendo ad armi pari, io mi rifiuto! No, 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 assolutamente. E dai, al tabba sto vischero! Cosa? Un colpo solo? Ma se la roba neanche funziona, ragazzuoli miei, ma se la roba neanche funziona, io che cosa devo fare? Sì, va bene. Dai, strizzami le palle, vai. Madonna delle rose, bella nei cieli del Signore. Se non spendi in culo prendi, inevitabile, con zio Peppe carta gialla. You got me crying, you got me crying for the post to pay.
questo posto fetente è assai, nessuno ha mai pulito. Che spazzino, spazzo la strada da cima in fondo. Questo posto è davvero immondo. Arrivato a sto punto mi faccio schifo. Che spazzino. No!